tutti! Oggi abbiamo fatto un piatto caldo, confortante ed economico, una coccola quotidiana, pasta e patate alla pugliese. La nostra versione è per 4 persone. Per fare pasta e patate noi utilizziamo 700 g di patate a pasta gialla, nette, 320 g di pasta, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaio colmo di concentrato di pomodoro, 2 pomodori, un ciuffetto di prezzemolo, uno spicchio di aglio e mezza cipolla, scorza di parmigiano reggiano, sale quanto basta. Si comincia dalle protagoniste della ricetta, quindi dalle patate. Le sbucciamo e le tagliamo a cubotti. In un tegame abbiamo messo circa 800 ml di acqua, possiamo accendere la fiamma al minimo. Le patate le abbiamo lavate e scolate bene, non devono essere impregnate di acqua. Facciamo dei cubetti di circa 2 cm. Vi ricordiamo che noi stiamo facendo pasta e patate alla pugliese, ma di pasta e patate poi esistono tante versioni. Prima fra tutte quella napoletana sicuramente, ma poi c'è pasta e patate al forno per esempio. Ve le faremo vedere tutte. Oggi cominciamo con quella pugliese perché ovviamente noi siamo in Puglia e sapete che vi facciamo vedere sempre le nostre ricette tipiche. Questa è onnipresente nel nostro menù settimanale invernale. Ed è la ricetta che faceva mia nonna. Ovviamente ci saranno delle patate che verranno più piccole delle altre. Quelle in realtà sono fondamentali perché si spappoleranno in cottura e daranno cremosità al piatto. Questo deve essere un piatto assolutamente cremoso. Tagliamo la cipolla. Tagliamo anche l'aglio. Ci spostiamo ai fornelli e adesso inizia il procedimento che è semplicissimo. Prima cosa utilizziamo un tegame in terracotta che conferisce un sapore ancora più tradizionale, contadino ai nostri piatti. Stiamo mettendo l'olio nel tegame. Abbiamo acceso la fiamma. Ovviamente questo è il tegame per cucinare, perché a volte ci scrivete ma il mio tegame in terracotta emana un cattivo odore. Se è così non è per cucinare, non va in forno, non viene utilizzato in cucina. Aggiungiamo l'aglio e la cipolla. Anche se tutti parlano di ricetta antichissima, in realtà pasta e patate è una ricetta moderna. Per dire, nel senso che le patate prima del 1600 da noi non arrivavano, perché arrivano con la scoperta dell'America. Quindi, prima testimonianza scritta della ricetta di pasta e patate risale al 1773, a Napoli, con Vincenzo Corrado nel suo libro Il cuoco galante. La fiamma è medio-alta, appena comincia a sfrigolare ci mettiamo le patate. Il procedimento è semplicissimo, anche perché questa era una ricetta povera, contadina, si faceva con quello che si aveva in casa, tanto che in Puglia è una ricetta anche vegetariana, non si aggiunge la pancetta, il lardo, assolutamente no, a differenza della versione napoletana che spesso ha lardo e provola, però ve la faremo vedere anche quella. Cominciamo con quella pugliese, che è bello scoprire le tante versioni di piatti tradizionali italiani. Poi questo è un piatto che si consuma tantissimo nel sud Italia e quindi ogni regione del sud ha un po' la sua versione. Magari scriveteci nei commenti se avete una versione regionale di pasta e patate, come si fa da voi. Siamo sempre molto curiose. Quindi piatto povero e in Puglia è rimasto forse più povero di quello napoletano, visto che la pancetta e la provola non tanto si mette nel piatto. È un piatto che tende più al rosso, pasta e patate un po' al pomodoro sono in Puglia, diciamo.
Però le versioni principali rimangono pasta e patate alla napoletana, che sono con la pancetta e la provola, poi altri condimenti nel soffritto come la carota e così via, sedano. Poi la versione pugliese, che è al pomodoro, la versione al forno buonissima che vi faremo vedere. Quindi queste sono le principali. Poi c'è magari la zuppa di patate, quella semplice. Amalgamiamo per circa 5 minuti. Aggiungiamo la passata di pomodoro concentrato, perché vi abbiamo detto che in Puglia tende un po' più al rosso. Poi è importantissima la questione pasta da utilizzare, diciamolo, perché pasta e patate tradizionale antica vuole un po' le rimanenze di tutti i pacchi di pasta, si raccolgono e si mettono tutti insieme, quindi pasta mista è la pasta tradizionale di pasta e patate. Si deve cercare un po' di unire quei formati di pasta almeno simili, però, come grandezza. Stiamo aggiungendo i pomodori. Comunque i tipi di pasta più utilizzati in genere sono paternostri, spaghetti spezzati, si fanno spezzare ai bambini, quindi non comprati già spezzati. Quelli sono i tipi di pasta più utilizzati. Le coccette. Lo scorzo di Michelin. A Bari si chiamano così, è anche un... Sono delle conchiglie piccoline. Ok, chiamano... conchiglie piccoline. Anche quelle sono molto utilizzate per pasta e patate in Puglia, che poi la nostra è la versione barese, diciamolo, perché poi questa ricetta, essendo tradizionale, lo sapete, cambia di famiglia in famiglia. Però sapete che noi vi facciamo vedere tutti i primi piatti tradizionali nella nostra versione barese, vi piacciono sempre tanto, abbiamo una playlist con tutti i primi piatti tradizionali pugliesi, andatela a vedere, perché è la più vista di YouTube. Stiamo continuando a cuocere, nel frattempo amalgamiamo, sono passati altri 5 minuti da quando abbiamo aggiunto il pomodoro e il concentrato. Appena notate quindi che il pomodoro si è un po' asciugato, aggiungiamo l'acqua calda. Andiamo ad aggiungere quindi 400 ml circa di acqua, metà dell'acqua che abbiamo messo prima nel pentolino. Giusto di sale. Ok, poi assaggeremo e lasciamo cuocere per 10 minuti con il coperchio. La fiamma è media. Stiamo tagliando la crosta del parmigiano reggiano, che ovviamente non è la parte dove c'è la scritta parmigiano reggiano, ma è la parte più dura, quella vicino a quella scritta, diciamo così. Quindi la stiamo tagliando, fate attenzione perché non è semplice, è durissima, e la metteremo nella nostra pasta e patate, conferirà un gusto particolarissimo a questo piatto. Quindi se volete un consiglio, non fatevi mancare assolutamente la crosta di parmigiano. Quindi insieme all'accorgimento della pasta mista, che darà movimento al vostro piatto e lo renderà ancora più interessante, vi stiamo dando un altro accorgimento, che è quello della crosta del parmigiano reggiano. Aggiungiamo la crosta di parmigiano. Scorsi i 10 minuti quindi in cui le nostre patate nel sughetto sono state coperte, possiamo metterci la pasta. Fondamentale non cuocere la pasta a parte. Prima si aggiunge l'acqua, quindi l'acqua che ci eravamo lasciati, e poi versiamo la pasta. La pasta rilascerà l'amido e il nostro piatto di pasta e patate sarà ancora più cremoso. Quindi è la pasta risottata praticamente, non si fa una cottura a parte in pasta e patate, si cuoce come un risotto la pasta. Mentre la pasta cuoce, noi stiamo tagliando il prezzemolo, perché ci metteremo una bella manciata alla fine. Se c'è bisogno, alla fine aggiungete un mestolino di acqua, sempre acqua calda,
In realtà vedete come è venuto bello cremoso. La ricetta è terminata, adesso aggiungeremo il prezzemolo. La pasta l'abbiamo fatta cuocere per circa 13-14 minuti, perché ha una cottura diversa rispetto a quando la facciamo nella maniera classica. Assaggiate di sale se ce ne vuole un altro po' e aggiungiamo il prezzemolo. La ricetta è terminata, quindi se rifate la nostra ricetta di pasta e patate fatecelo sapere nei commenti come al solito. Iscrivetevi al canale se volete vedere altre ricette come questa, così YouTube vi avvisa. Dovete cliccare sulla campanella in basso a destra in modo da ricevere la notifica tutte le volte che facciamo una ricetta tradizionale italiana come questa. Inoltre noi siamo su Facebook e su Instagram, veniteci a trovare. E anche sul nostro sito www.cucinageek.it trovate tutta la ricetta scritta, tantissime informazioni su questo piatto tradizionale italiano. Alla prossima ricetta, ciao!